Dal 25 al 27 aprile la mostra d'Oltremare ospiterà la 36esima edizione della Fiera del Baratto e dell'Usato. Quest'anno saranno dunque tre i giorni in cui sarà possibile in più di 700 stand acquistare o barattare artigianato, modernariato, collezionismo, antiquariato e molto altro. Ogni mattina dalle 10.30 saranno aperti inoltre i laboratori per bambini dai 7 ai 12 anni. Un grande successo, un'iniziativa da vivere. Invito tutti a venire qui alla Mostra Oltremare, alla Fiera del Baratto e dell'Usato. Creatività, tradizione, storia, fantasia, una bellissima pagina che prepara l'apertura storica della Mostra Oltremare per sempre dal 10 maggio. Una sfida unica, storica, annunciata negli anni 70 ma mai praticata, che noi apriamo. Continua l'operazione di liberazione di spazi della città. La fiera è dunque l'evento dedicato ai collezionisti e amanti del baratto che qui potranno vendere o acquistare il proprio usato. Il riciclaggio degli oggetti usati, altrimenti destinati a diventare rifiuti da smaltire, sottolinea la grande importanza dei temi ambientali, del consumo etico e dei prodotti ecocompatibili. Anche Asia sarà presente con uno stand posizionato nell'area istituzionale della mostra per promuovere le proprie campagne informative. È una sinergia per noi molto importante, perché per questa edizione abbiamo allestito all'interno della mostra d'Oltremare una perfetta isola ecologica, multimateriale, umido, la raccolta dei rifiuti elettronici, i cosiddetti RAE. È possibile portarli qui, depositarli durante tutta la manifestazione della Fiera del Baratto. In più abbiamo allestito una serie di info point che danno le spiegazioni, il materiale informativo, compresa la campagna I RAE di Napoli, che sta andando molto bene. La fiera è organizzata come sempre da Bidonville, che oltre a proporre lavori di artisti del riciclo, offre spazi anche ad aziende la cui missione è legata a temi ambientali.